Ciao ragazzi, bentornati su Prima Scar Fishing, oggi in un nuovo lago. Siamo al Carpe Diem a Gaiarine, ce l'avete consigliato in tanti, finalmente abbiamo avuto l'opportunità di venirci. Quindi ragazzi, ci proveremmo, ovviamente è il nostro primo approccio in questo lago, anche se non stiamo parlando di un lago tecnico, è un lago comunque che ha delle profondità diciamo importanti, si va dai 7-10 metri con delle secche abbastanza importanti perché le vediamo anche da riva, quindi diciamo che anche qui ovviamente c'è da dare attenzione all'approccio alla pescata, però diciamo che per come si presenta anche il posto è indicato non solo magari al carpista, quello magari esperto che si vuole divertire, ma è indicato anche alle famiglie. Come vedete ci sono dei barbecue un po' dappertutto, le postazioni, ora ve le mostreremo, sono molto grandi, si sta veramente comodi, macchine, addirittura volendo uno se avesse un camper ci sono alcune postazioni dove ci starebbe anche comodo, e quindi è un posto indicato un po' a tutti. Ovviamente non è, come ha detto Cri, un lago tecnico, quindi l'approccio è molto semplice. Stiamo pescando su una canna tutti e due con una bombetta per vedere come reagiscono i pesci alla bombetta con PVA col pellettino dentro, e le altre due canne a testa invece, perché oggi peschiamo con tre, stiamo provando a pasturare direttamente con il cobra, ovviamente solo palline. Quindi come vedete ragazzi, il tempo ovviamente non è mai dalla nostra parte, c'è vento, ha accennato anche a qualcosa di pioggia appena appena, quindi speriamo vada via, e speriamo peccato per il vento che non rompa le scatole, perché il vento delle volte in certi laghi abbiamo notato che quando c'è vento si pianta, quindi speriamo che non succeda anche qui, speriamo che il vento comunque vada via. Adesso con calma andiamo nelle postazioni a vedere anche come ci siamo approcciati alla pescata. Le canne sono calate ragazzi, la luce inizia ad abbassarsi, ovviamente piove e c'è un po' di vento, ma incrociamo le dita. Ci sono dei bei pesci qua dentro, ci hanno detto, e soprattutto ci sono un bel po' di koi. Speriamo di riuscire a tirar fuori la nostra prima vera koi. Vi faccio vedere come sono posizionate le tende, quindi il nostro campo per dormire, una e uno due. Quindi non facciamo altro che uscire dalla tenda e cada a fiondarci sulle nostre canne. Adesso con Cri andiamo a vedere dove le abbiamo posizionate. Allora, come accennato ragazzi, questo lago qui ha dei canaloni, ha delle secche. Una secca importante l'abbiamo proprio qui davanti. Ora noi stiamo pescando nella postazione 13 e postazione 14. Adesso vi porto qui perché vi spiego un po' come è fatto il posto, anche da come ce l'hanno spiegato. Sostanzialmente c'è una secca importante che va dalla punta fino diciamo a 6-7 metri da quei canneti, dove si sviluppa un canalone con una buca, un'altra buca è presente lì nel centro e un'altra buca è presente qui alla mia destra. Come abbiamo approcciato a questa sessione? Ripeto, non conosciamo il lago, quindi siamo andati un po' a intuito, un po' a anche a qualche domanda che abbiamo fatto, quindi adesso ve lo spiego. Io ho posizionato una canna singola messa proprio lì a lato, perché quando sono arrivato questa sera ho visto girare delle koi, quindi confido e spero che una vada ad assaggiare il mio innesco. Poi queste due canne, una l'ho posizionata verso il centro di questo diciamo lato destro del canale, e non ho fatto il sacchettino qui, mentre nella prima ho fatto un sacchettino con del pellet. Sia su questa che su questa canna ho il singolo innesco con spinner rig e ho semplicemente scobrato le boilies. Quindi stiamo usando un approccio diverso da come chiamerebbe il solito lago. Ora se vediamo che questo approccio ci dà qualche risultato andremo avanti in questo approccio, altrimenti passeremo ovviamente alla bombetta cercando di dipparla e potenziarla con dei goo e vediamo un po' come tira la sessione. Bene ragazzi, allora la mia prima canna l'ho sparata dritta per dritta, davanti a me c'è un canneto, sono a un 10 metri dal canneto, ci è stato consigliato ovviamente, lì dovrebbe essere, se non mi ricordo male, la parte fonda, quindi c'è un canalone. E per quanto riguarda le altre due canne invece ho adottato la tecnica di tenerle molto vicine in modo che la pasturazione col cobra e con le palline sia concentrata in uno spot molto chiuso, diciamo. Non vado a spargere tutte le mie palline in mezzo al lago perché una canna ce l'ho di là e una canna ce l'ho di là,
quindi ho raggruppato tutto lì e spero nelle doppie partenze anche. Come ha detto Cri, proviamo questo approccio per un paio di ore. Se vediamo che proprio a inizio notte, quando sono le 9:30 così, non abbiamo ancora avuto movimento, allora proviamo magari anche la bombetta. La mia paura è che la bombetta chiami storione, quindi siamo qua per le carpe e non vorrei che cadessimo in questo errore. Però, ragazzi, bisogna provare, bisogna variare, lo diciamo sempre, il car fishing non è statico ma è dinamico. Metti lì. Com'è qui? Senti? Ho appena finito di pascolare. Ah, bene. Passo il guadino? Sì. Oppala, dove è il guadino? Qua. Questa bella lingua di terra. Ok. Com'è le nuove canne, Reccio? Tanta roba, l'Extrator Pro. E questa non sembra neanche enorme, quindi... Però ha fatto una bella piega. Oltre che a potenza ci si diverte anche. Mamma mia, che cattiveria, signori. Ma succede qua? Sai cos'è? Che qui sotto va subito giù. Ah, più per forte. Quello c'è tanto forza? Ah, ecco perché. Va subito giù forte e di conseguenza lei qui sotto ci dà, perché va sotto e ha forza. Ci dà pesante, ragazzi. Guardate qua. Comunque io devo sempre calare le mie canne. Ogni volta arriva prima, è lui. È arrivato prima, ragazzi. Lui prende, ho avuto modo, io devo ancora calare le mie canne. Ho avuto modo di sondare un po' il lago, di capire un po' come è fatto, perché ci sono delle profondità che vanno a 7-8 metri. Quindi... Raga, roba, aspetta, voglio inquadrare la canna. Guarda. Bella piega. E non è... Mamma mia, ma cosa sta succedendo qua? È una partita che stavo quasi recuperando. Aspetta, perché qui dentro ci sono Amur, storioni. Ah, ecco, allora quindi mi sa che potrebbe essere un bello storione. Non è detto che sia una carpa, ragazzi. La partenza era da storione, infatti, Cri. La partenza era da storione. Vabbè, lo scopriremo solo tirandolo fuori. Intanto che Cri combatte, io vado a calare le mie canne. Se possibile, soprattutto magari per pesci di una certa mole, stazza, se si può, se il lago lo permette, se si ha l'attrezzatura adeguata e se non si rischia, prediligere ovviamente la slamatura in acqua, ripeto, dove si può e dove ci è permesso farlo. Noi ovviamente abbiamo chiesto, soprattutto perché gli storioni hanno una certa stazza, quindi meglio rilasciarlo anche al volo dopo. Come diceva Max, dove si può ovviamente con dei pesci così delicati cerchiamo di appunto lasciarli. Bene. Ed ecco un bel storione del carpe diem. Che nero. Eccolo qua. Ora. Un bel storioncino. Com'è, Cri? L'acqua è... Ci sta bene? Sì, infradito sì. Si va dentro? Infradito si va dentro. Ok, bene. Finiamo di calare le canne. Sì. Ragazzi, spina rig con bilanciata e senza sel di patta col salami. Amo questo go. Adesso, ragazzi, vado a rilanciare perché l'amo, l'ho preferito cambiarlo, che comunque lo storione sotto ha una bocca molto dura, quindi ho preferito cambiare l'amo. Quindi rigo nuovo, isco nuovo, lancio e scopro. L'ho detto, mi porti il mio guadino, che così
Allora ragazzi, questo è quello che succede quando approcci bene. Adesso non sappiamo ancora cos'è, ma sento la canna di criche, anzi il mulinello che sfrizza, e anche il mio, come sentite ragazzi, faccio sentire una bella specchia. Com'è Cri? Ce la fai guadagnare? Io sì, sono qua praticamente. Solo che è veramente una combattente nata sta carpa. La lascio sfogare senza fargli del male, perché ovviamente qua si pesca senza ardiglione. Ragazzi, se si slama, si slama. Cosa volete farci? Amen. Eh sì, ce n'è ancora. E comunque pastorare con le boilers vuol dire. Eh sì, 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 sì. Cri, sento parecchio nervoso il tuo pesce. Sì. Vero? No. Doppie partenze, quello che succede quando si pastura vicino e con le boilers. Esatto. Ok, io ce l'ho Cri. Adesso facciamo così, la tengo io. Lascia qua la canna e tutto. Allora, io ho già guadagnato la mia, ragazzi, guardate la canna di Cri. Mamma, l'Extractor Pro nuova Cri. Che spettacolo, questo è uno storone da 20 kg, eh. Guarda che roba. Questo è grosso, eh. O è un Amur cattivo o uno storione da 20 kg, perché è tanto grosso. Cioè guarda che piega. Ma ce la fai? Tutti i tuoi storioni, insomma. Dico che la frizione è tirata, eh. Mamma mia. Mamma mia, occhio, altra canna. Allora ragazzi, mi è toccato un altro storione, solo che questo è notevolmente più grande di quello di prima. Resta sempre in acqua. Abbiamo preso, fatto due partenze, una è una carpa, lo storione, la carpa nel carp sack momentaneamente, lo storione l'abbiamo lasciato sempre in acqua, proprio per evitare, anche perché è di una mole comunque importante. Bene signori, adesso cerchiamo di, cercherò di farvelo vedere meglio che posso. Mamma, si pesa. Oh. Ah. Oh. Carpe diem, ragazzi. Ah, che bello. Il microfono Cri. E mi sa che no, ragazzi, devo lasciarlo andare. Ciao. Beh, ha deciso di andare, io spero si sia visto. Si è visto Cri. Ma che grosso che era. Non l'abbiamo pesato. Però non gli importa. Garantisco ragazzi che era grosso. Non importa, non importa. Mamma che pesce. Importante divertirsi. Vediamo la carpa? Vediamo la carpa. Bene ragazzi, andiamo a vedere questa specchi che è già arrabbiata. Ok. Mettiamogli bene le pinne a giro e vediamola. Ok, che dite? Una bella specchiotta, eh? Adesso prendo meglio. Bene, il cambio di tattica di Cri ha funzionato, una bella bombetta nuova, super dippata, attraente, e dopo 2 minuti è partita. Quindi vedete, come ho detto prima, carp fish in dinamico e non statico. Ah, ha il suo peso però Cri, eh? Bene, 2 foto e la rilasciamo. Ciao ragazzi, come vedete il vantaggio di avere una tenda XL permette di mangiare in due, perché c'è anche Cri qua davanti a me, esatto, in due sotto la tenda, e qua c'è il lettino anche.
Quindi abbiamo un tavolo, un lettino, io sono lo sgabello, lui c'ha la sedia. Come vedete c'è un bel vantaggio, abbiamo scelto anche per questo motivo una tenda così grande. Adesso mangiamo. Allora ragazzi, siamo in tenda, come vedete, fuori c'è vento, purtroppo si è alzato di nuovo. C'è stato un vento fortissimo fuori, infatti spero si riesca a sentire l'audio perché ogni tanto ci sono delle folate. E niente, comunque allora, tre pesci fatti, due storioni, uno bello tra l'altro qui, e una carpa. La notte speriamo porti qualcosa, ma se non si calma il vento sarà difficile. Sarà difficile. Però le zone sono pasturate, quindi domani mattina potremo svegliarci col botto. Quindi. E cercheremo di mostrare al meglio quello che è proprio il lago. Perché finché c'era sto vento, ragazzi, il drone non riusciamo a alzarlo, quindi. Speriamo che domani sia una giornata migliore. Sì, hanno chiamato un po' di sole, quindi speriamo, perché quando ci muoviamo noi è sempre uno schifo il tempo. Vabbè. Però, come vedete, nonostante tutto, è un lago che ha il suo impegno comunque. Sì, ovvio, non è magari un lago super tecnico dove ci sono sali e scendi, però non vuol dire che allora vieni qua e fai 40 pesci in 4 ore. Quindi. C'è il discorso che facciamo, è un lago molto bello. Ci si può divertire, abbiamo visto i pesci, ci sono anche pesci importanti, ci sono pesci che passano i 20 kg. Io spero di fare una koi. Sì, anche le koi sono molto interessanti in questo lago, abbiamo visto qualche foto da Matteo, poi ve lo presenteremo meglio. Esatto. E, c'è del pesce interessante da catturare qui dentro, speriamo di riuscire domani in qualche maniera di portarlo a video. Ovviamente non facciamo due giorni pieni, facciamo la solita notte secca, quindi quello che riusciamo, però questa, ragazzi, è più che altro una richiesta che ci avete fatto, quindi siamo qui, ci proviamo, purtroppo le condizioni sono quelle che sono, però come al solito sapete che noi non molliamo l'osso, quindi esatto. In ogni caso ritorneremo a fare una sessione qui, sì, e anche perché si sta bene, poi è sì, quel classico lago dove vai per stare tranquillo, vuoi divertirti magari con la famiglia, quindi abbiamo le macchine messe qui a lato, esatto, proprio qua abbiamo le tende davanti alle macchine, c'è la passata davanti da lasciare libera, perché ovviamente bisogna lasciare libero il passaggio, e no, un bel lago, veramente molto bello. Sì, sì. Ragazzi, no, adesso chiudiamo, faccio emigrare Max con la sua tenda. Se vuoi raccontarmi una storia ti do un libro, ti metti qui vicino. Bene, dai, ci vediamo se non stanotte, domani mattina, ragazzi. Comunque, tra pochi secondi. Ciao. Ciao. Allora, ragazzi. Spero non sia l'otto di ore, perché è notte. E Max ha suonato l'avvisatore, solo che sì, è un'ora che suonava, ma non partiva. In maniera molto strana. Adesso si fa sentire. Allora, vediamo cos'è. Una partenza proprio, chissà, magari una koi, anche se non so, può essere anche che sia uno storione, una nutria. Non è uno storione sicuro. Un gatto. Oh, la carpa. È una partenza, ragazzi. La carpa, la specchi? Sì. Pensa a te. La partenza più strana della storia. Mai visto una partenza così. Cioè, è andata avanti un'ora a fare un bip alla volta. Al decimo ho detto vado a vedere. E c'era attaccata lei, che non è neanche malvagia. Non è neanche malvagia. Ma non si capisce veramente
la partenza di questo pesce. Oh, non è male, Cri. No. Di tutto rispetto, veramente un bel pesce. Guarda che coda. Sì. Bella grossa, eh. Sarà sui 10 kg sta qua più o meno. Perché è pesante. Vabbè, gli diamo subito la libertà perché ha fatto uno strano combattimento, ma vabbè. Quella, la testina. Ciao ciao. Vabbè, intanto il pesce c'è. Intanto il pesce c'è. Adesso gli preparo subito una bombetta. La ritiro e andiamo a dormire. Perché c'è stata una piccola partenza, ma sì, c'è stata una partenza, ma diciamo quasi a vuoto, probabilmente era una mangiata di uno storione, quindi sapete, prima fa dei beep, poi aspetta, poi dei beep, assaggia, poi probabilmente io ho tirato su subito perché non mi interessa prendere un altro storione, sono sincero. Comunque, bombetta pronta. Qua sto usando un cambio strategia. Era da un pezzo che non usavo questa tecnica. Sto usando proprio una link affondante con un chicco di mais pop-up rosa e adesso ci vado a mettere il nuovo frutti di mare, visto che sto pescando comunque a livello pesce. Anzi, ti dirò una roba qui, visto che ne metto poco, sai perché? Perché visto che la link è pesce miele, cosa ti inventa il Max? Mette frutti di mare e miele. Vediamo se sta roba può avere i suoi frutti di mare. Battuta! Ok, doppio go, così se non vogliono il miele hanno le spezie. Andiamo a tirare? Vai! Vai! Andiamo a vedere la potenza di queste nuove canne. Guardate ragazzi, senza fare il minimo sforzo, guardate come vola la bombetta. Non ho sforzato, cioè ho solamente portato la mano da dietro ad avanti. E aspetta Max, che magari si sentiva poco. Ah, non so, mi sono acceso. Che ero distantino. Non serve un microfono. Dicevi che no, dicevo il minimo sforzo. Avete visto? Ho fatto così. Tac. Non ho forzato il muscolo, cioè ho solo accompagnato la canna e ho fatto i 25 metri più o meno. Quindi se forzo veramente arrivo bello distante. Oggi non è il caso ovviamente di fare lanci chilometrici. Allora ragazzi, come di consuetudine mi sto facendo la mia camminata lungo il lago perché voglio mostrarvi un po' come si presenta, cosa trovate una volta che venite qui, come sono le postazioni e i servizi appunto che offrono in questo lago che è il Carpe Diem. Adesso vi giro la telecamera e vi faccio vedere. Allora, in questo momento mi trovo appunto nella sponda opposta, l'ingresso è lì, quindi si fa tutto il giro del lago in questa maniera fino alle postazioni lì in fondo dove siamo noi, per poi completare il giro da questa parte. Quindi vedete che di spazio ce n'è veramente tanto anche per parcheggiare l'auto. Le auto chiedono di parcheggiarle ovviamente di qua, di questa linea di alberi, quindi le macchine vanno messe di qua appunto per consentire il passaggio qui in mezzo, perché ovviamente se noi peschiamo lì e uno vuole venire a pescare qui nella 20, giusto per farvi
un esempio pratico, così vi mostro anche la postazione, deve avere il passaggio libero. Quindi questa è la postazione 20 e andiamo verso indietro adesso. Quindi vedete che il posto è veramente molto curato in tutto, tutte le postazioni sono messe in maniera agevole, alcune più larghe, alcune più piccole ovviamente. Di qua non avete nulla, quindi si sta anche veramente tranquilli, anche se oggi come vedete la giornata non è proprio il massimo, c'è questa pioggerellina che continua a scendere, però vedete che ecco le macchine vanno messe di qua, ci stanno comodamente. Adesso vi faccio vedere le nostre, le abbiamo messe lì, vedete, quindi passaggio libero. Basta ragazzi, sempre bello venire in questi posti per divertirsi, per rilassarci e trovare comunque dei posti ben gestiti, curati. Ah, ve l'avevamo accennato, ci sono, adesso non li ho contati, ma ce ne sono diversi di questi caminetti, quindi se uno ha voglia di portarsi via anche della carne da fare la brace, i caminetti ci sono. Sono delle panche comode e qui c'è la postazione 13-14 dove stiamo pescando io e Max. Vedete che le macchine sono lì, le tende le abbiamo messe qui per comodità, potevamo metterle anche lì ma abbiamo preferito lasciarle qui e basta ragazzi. E questo è un po' il lago e poi proseguo mentre dall'altra parte vedete sono altre postazioni più grandi, un po' più piccole, però tutte le postazioni sono gestite in maniera molto, come si dice, tutte le postazioni sono gestite veramente bene. Vedete ragazzi, veramente un bel lago. C'è il sentiero continua di qua, come vedete, riuscite a farlo tranquillamente tutto con l'auto. Adesso non andrò fino in fondo ragazzi perché a piedi è un po' lunga, ma vi faccio solo vedere questa parte. Eccola qua, vedete, riuscite tranquillamente a fare tutto il giro, anche perché noi siamo arrivati da qua. Bene ragazzi, la sessione continua, il tempo sembra non fermarsi, quindi speriamo bene. Allora ragazzi, come vedete, non so se si vede, c'è l'albero dietro, ma c'è vento e piove. Siamo stufi perché ogni volta ce n'è sempre una col meteo, vabbè. Comunque, adesso abbiamo ancora qualche ora davanti, quindi speriamo che questa pioggerella possa aiutare a farci prendere altri 2-3 pesci e così portiamo a casa la sessione. Come stiamo pasturando? Stiamo pasturando con il Cobra,
finalmente abbiamo fatto l'acquisto dei marsupi tra virgolette per mettere dentro le palline, in modo da essere anche un po' più agevolati durante la fase di scobra. Qua c'è anche quello di Chris, se non mi sbaglio, eccolo qua. Quindi stiamo usando le nuove esche mainline, finalmente sono uscite, ragazzi. Io ho dovuto abbandonare la mia linea Spicy Crab perché appunto non la fanno più, e ho iniziato a usare le nuove Link che comunque vanno sul pesce miele addirittura. Quindi adesso mi riempio. Ok, ne è caduta una. Ho finito questo pacco. Ovviamente non sto buttando dentro 20 kg di roba, ragazzi. Quindi i famosi 2 kg sono andati. Sto pasturando con palline del 16, perché questo lago ci hanno detto chiama piccolo, e quindi non mi sentivo di usare le 20 per pasturare. E la cosa appunto bella di questo è che una volta che me lo metto come marsupio, lui mi rimane qua, io vado, pesco le mie boilies, le infilo nel cobra e adesso ne tiro una cricche davanti a me, vediamo di non prendere la telecamera e basta. Cri invece sta usando, se non ricordo male, le Essential Cell, esatto, che sarebbero le sue nuove che sarebbero le sue nuove Essential IB. Ok, quindi anche lui ha dovuto abbandonare la vecchia linea per andare sulla nuova, ma queste qua dovrebbero essere ancora molto più potenti rispetto a quelle che usavamo prima, quindi stiamo iniziando a testarle, a provarle, vediamo come ci troviamo. E profumo c'è e basta. Sulle canne con lo Spomb andiamo a dare una rinfrescata ogni mezz'ora, 40 minuti, quindi non stiamo parlando di un chilo ogni 40 minuti, stiamo parlando di una decina di palline, perché tac 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 le carpe possono sentire questo rumore e quindi essere attratte, ok? Basta. Purtroppo ragazzi il meteo è questo, non è la solita scusante, ma è 3 settimane che veramente facciamo fatica a trovare una giornata col sole. E vabbè, noi siamo qua, ci proviamo, l'importante comunque è che abbiate visto questo posto, che tanti lo conoscono perché ce l'avete consigliato, ma tanti non erano al corrente come noi perché non lo sapevamo. Quindi non ci resta che aspettare, io vi tiro un'altra pallina. Mamma mia, ho preso Christian, scusa Cri, mamma mia. Vabbè, basta, vado in tenda, vado a bere un caffè. Aia Cri, ma sei fuori! Vado a bere un caffè e speriamo di essere disturbati. E adesso vediamo un po' di cosa si tratta. Ragazzi, incrociate le dita, speriamo sia una koi, ma per la forza che ha non so, potrebbe essere più uno storione. Ok ragazzi, è arrivato lo storione anche per me, molto arrabbiato tra l'altro, però è arrivato, li aveva presi solo Christian, è arrivato anche per me.
Ragazzi, approfittiamo di questo momento di pausa per parlare di quello che è il regolamento, come facciamo ogni volta che andiamo su un posto nuovo. Scusateci se sentirete un po' di vento, spariamo i microfoni. Purtroppo il meteo è sempre questo. E ok, il regolamento non è tanto poi diverso da quelli che sono i ticket lake, quindi ami senza ardiglione, godino. Avere la propria attrezzatura da cura e mantenimento, ragazzi, bravo, abbiamo fatto un video dedicato, quindi guardatevelo. Ovviamente chi in libera o ha laghi a pagamento sapete che la vostra attrezzatura dovete averla sempre per quello, quindi, che riguarda cura e mantenimento. Guadino adeguato, culla adeguata con sponde alte e la differenza, medicare, sì, quello sempre. La differenza sostanziale, quindi, però evidenziamolo, è che qua non si può spombare, ok? Perché il lago non è di enormi dimensioni, quindi non ha neanche senso. Su queste dimensioni di laghi, ragazzi, si pesca marginale, quindi non avrebbe neanche senso, giusto magari anche vietarlo, perché sennò ci troviamo spomb sotto riva della postazione opposta. E non si possono usare le granaglie, quindi come ci avete visto fare si usa solamente pellet o boilers. Noi il pellet l'abbiamo abolito e siamo andati solo di boilers. E Cri, quanto è comodo il marsupio che da un anno ti dicevo, compriamo sto benedetto marsupio che così poi siamo veloci a scovare. No, ma no, sono soldi buttati. Di? Hai ragione. Stamattina in 5 minuti cosa è successo? Allora, stamattina ragazzi, per farla breve, dovevamo rifare tutte e 6 le canne per rinfrescarle ovviamente, e perché è lì che mi sono veramente accorto della velocità da averlo e avere un secchio. Sembrano banalità, ma... Ma la comodità... Niente, preparate le canne, i neschi pronti per lanciare, lancio una canna, metto giù, marsupio, scopro, via, metto via. Prendo l'altra canna, lancio, marsupio, scopro, cioè, senza, abbiamo fatto tutto... Senza cri, dammi il secchio, no, sai prendi cos'è? Le boilers... No, più che altro, quando si lancia... Devi vedere dove cade... Si vede la chiazza, esatto, dell'acqua, devi, no? Essere veloce. Io la vedo, appoggio la canna, ci pasturo direttamente sopra velocemente. È vero, sciocchezze che però... Sono... piccole sono cose, piccoli dettagli, tutto fa brodo, però signori. Poi allora ho lanciato lì sì, un po' più a destra, più a sinistra, perché poi non si vede più. Adesso mi viene in mente, andiamo a pescare in ufficio sul naviglio, sì. Ok, io calo sempre la canna a sinistra e tu la canna a destra laterale, ogni volta vai, cala la canna, torna e poi rivai, prendi il secchio e riporti, no, comodo, vai là col coso, lanciatine così e via, cioè, vabbè, è una comodità, basta. Boh, avevo ragione. Bene ragazzi, proseguiamo la sessione, speriamo saltano, il tempo fa schifo. Come sentite tra vento e tempo ragazzi, purtroppo abbiamo beccato 2 giorni orribili, esatto. Però noi eravamo qui per mostrarvi il lago, quindi come ben sapete noi qui ci torneremo, anche perché è piacevole. Dai! Magari anche in compagnia, non si sa. Va bene. Ragazzi, sessione terminata, ci in tocca, anticipo, ma è stato ancora più vento. Guardate che roba. Adesso si è calmato, sì, ma abbiamo avuto il tempo di... Abbiamo messo via con la pioggia, adesso si è aperto, quindi abbiamo aspettato per fare il video di chiusura per non farlo sotto l'acqua. Però ogni volta è così ragazzi, ogni volta ci deve andare sempre un po' di sfortuna, ma non importa, noi ci siamo divertiti comunque qui, sì. Abbiamo visto un posto nuovo che ci avete consigliato e... torneremo nuovamente, sì, a fare un altro video qui, certo, ragazzi. Certo. Appena abbiamo un altro spiraglio, sì, verremo, sì, sicuramente. Insomma, per essere la prima volta, dai, 3 carpe, 2 storioni, non è male. E una che ti è sbramata stamattina, vabbè, lasciamo stare, va. Sono inciampato col guadino, non l'ho messo a video perché mi vergogno un po'. Stavo correndo per andare da Cri, sono inciampato, sono fatto male anche, e ora che sono arrivato Cri l'ha slamata sotto riva, mi ha insultato in tutte le lingue del mondo, vabbè, purtroppo ci sono delle radici importanti e sono inciampato ragazzi. Succede. Comunque ragazzi, colgo l'occasione per ringraziare Matteo che è, sì, il gestore del Carpe Diem, che purtroppo ha avuto un imprevisto, quindi non è potuto essere qui oggi, altrimenti l'avrete visto a video, comunque lo ringraziamo. Vi ricordiamo che sotto il video ragazzi trovate tutti i contatti di Instagram, Facebook, il regolamento, sito, la nostra attrezzatura, tutto, trovate tutto sotto in descrizione, quindi ragazzi sotto a questo video c'è
tutto, trovate i contatti del posto e tutto quello che usiamo come nostra attrezzatura. Sì, sì. Detto questo ragazzi, prima che ci prendiamo la pioggia. Esatto, siamo un po' di fretta, ma noi ragazzi vi auguriamo tante belle cose, ci vediamo al prossimo video ragazzi. Non sappiamo dove. Ciao!